Nell'ultimo video abbiamo visto 10 problemi a cui può portare il perfezionismo. Oggi vediamo invece di capire prima qualche causa del perfezionismo e poi soprattutto qualche possibile rimedio. Alla base del perfezionismo possono esserci cause di tipo ambientale. Intendo dire, non è un mistero che la società di oggi ci spinge ad avere standard sempre più alti, per cui molto spesso ci sentiamo costretti a ricercare sempre qualcosa di più. Nell'ambiente lavorativo, per certi versi, il perfezionismo può essere visto come qualcosa di positivo, nel senso che si aspira all'eccellenza e i perfezionisti possono quindi essere visti di buon occhio. Ma a parte questo fattore, diciamo così, culturale, alla base del perfezionismo, forse ci sono fattori invece più personali derivanti dal proprio carattere e dalla propria storia. Il perfezionismo può dipendere, ad esempio, da esperienze della nostra infanzia. Tutti noi siamo cresciuti con l'idea che per ottenere l'approvazione degli altri bisogna comportarsi a un certo modo. Se qualcuno allora ha avuto genitori oppure adulti di riferimento particolarmente critici ed esigenti, può essere cresciuto con l'idea che riusciva a ricevere amore soltanto se riusciva a comportarsi in modo perfetto. Collegato a questo c'è poi il discorso dell'autostima. I perfezionisti è facile che abbiano un'autostima un pochino bassa, per cui ricercano l'amore e l'approvazione degli altri e pensano che soltanto comportandosi in modo perfetto riusciranno ad averla. E poi il perfezionismo può essere anche un modo per avere un certo controllo sul proprio ambiente. Questo può essere vero, ad esempio, per persone che hanno avuto situazioni di insicurezza o di caos durante l'infanzia. Ma ora passiamo finalmente a qualche soluzione per cercare di uscire dal tunnel del perfezionismo. Innanzitutto cerca di accorgerti quando il tarlo del perfezionismo si annida nei tuoi pensieri, quando ti senti costretto a controllare, a ricontrollare una cosa e non sei mai contento di quello che hai fatto. Se te ne accorgi, allora cerca di darti delle regole precise, degli standard e cerca di rimanere su quegli standard che ti sei dato. Datti un tempo massimo, ad esempio, per fare le cose e poi come sono, sono. Sentirai un senso di profonda libertà, sentirai di poter finalmente uscire da una gabbia che ti imprigionava e ti limitava. Secondo, cerca di chiederti cosa c'è dietro alla tua tendenza alla perfezione, di che cosa hai paura. Perché hai così paura dell'errore e dell'imperfezione? Ti senti giudicato? Ti sembra che se ciò che farai non è perfetto, tu varrai di meno? Terzo, se sei riuscito a identificarli, metti in dubbio questi pensieri. Potresti, ad esempio, accorgerti che pensi che la gente ti accetterà soltanto se fai le cose bene, in modo perfetto. E questo non è vero, mettilo in dubbio questo pensiero. Tu sei degno di essere amato a prescindere da ciò che fai e da come lo fai. Anzi, il perfezionismo, anche se a volte tende a ricercare, a ottenere la vicinanza, la connessione con gli altri, in realtà crea disconnessione, perché il perfezionismo in fondo mette le cose e il risultato al di sopra delle persone. Oppure pensi che anche gli altri desiderano le cose perfette e si accorgeranno di quelle che tu ritieni imperfezioni inaccettabili? Anche questo non è vero, anzi, solitamente gli altri non si accorgono di ciò che i perfezionisti invece vedono in modo molto preciso e implacabile. Una volta ho conosciuto un perfezionista pentito e convertito che mi ha raccontato che per superare questa sua tendenza cerca sempre di lasciare qualcosa di imperfetto nelle cose che fa e si è accorto di due cose. La prima cosa è che praticamente nessuno se ne accorge e soprattutto che il mondo continua a girare anche se ciò che fa non è perfetto come lui a volte vorrebbe. Quarto, infine, non dimenticare che nessuno è perfetto e soprattutto che nessuno desidera avere accanto persone, amici, partner perfetti. Siamo esseri umani e in quanto tale siamo imperfetti e non c'è niente di più bello che accoglierci nelle reciproche imperfezioni,
è quello che fa Dio nei nostri confronti, è quello che le persone che ci amano davvero fanno nei nostri confronti e noi facciamo nei loro riguardi. È così bello abbracciare gli altri e farli sentire a proprio agio, ed è così bello anche abbracciare se stessi e accoglierci come siamo, anche nelle nostre imperfezioni e fragilità. Il perfezionismo stanca e blocca, ma se sapremo tenerlo a bada, riusciremo a mettere a frutto ciò che il perfezionismo può portare con sé di positivo: grande forza di volontà, senso di responsabilità e grande affidabilità. Ti auguro di essere sempre perfettamente imperfetto. E se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale per non perdere gli aggiornamenti. Io sono Don Giovanni Benvenuto e credo che se comunicheremo meglio con noi stessi e con gli altri saremo anche più felici. Al prossimo video!